generica di oli vegetali, si tenderà a portare a, diciamo, portare alla riduzione di tutti gli oli vegetali, anche quelli che sono invece positivi per la salute, come ad esempio l'olio extravergine di oliva. Se infatti si guarda l'articolo 5 ter, in quell'articolo si parla proprio di incentivare l'utilizzo di prodotti della dieta mediterranea, pesce, legumi e così via, e anche l'olio extravergine di oliva. Quindi ad un articolo andiamo a dire che bisogna limitare gli oli vegetali, quindi anche l'olio extravergine di oliva, e all'articolo successivo invece diciamo che bisogna incentivarlo. Quindi c'è proprio un errore palese, lapalissiano, che si può semplicemente provvedere sostituendo la dicitura oli vegetali con la dicitura oli vegetali di palma o grassi vegetali idrogenati, che sono appunto quelli che invece sono dannosi per la salute. Sono gli acidi grassi vegetali che hanno un alto contenuto di acidi grassi insaturi. Quindi su questo inviterei un attimo sia il governo che la relatrice a riflettere, perché dare un parere contrario, un voto contrario, è proprio un errore formale. Grazie. Grazie, onorevole Mantero. Non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione l'emendamento 10.52 Mantero. Parere contrario, Commissione e Governo. È aperta la votazione. Carra. Ci siamo? Carra, ok. Fitzgerald, provi onorevole Fitzgerald. Tancredi. Ci siamo ora, vero? Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 10. È aperta la votazione. Pilozzi. Capua. Ci siamo, vero? È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 11. La Camera approva. Potete anche. Ecco, ok. Adesso passiamo all'articolo 11, la parola alla relatrice per i pareri. Emendamento 11.50.